Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi, Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, saluto e ringrazio la Coldiretti per il tramite del Presidente Prandini e del Segretario Gesmundo. Saluto le sottosegretarie Barbara Floridia e Ilaria Fontana, le care amiche Barbara e Ilaria. Saluto e ringrazio tutti i presenti, le autorità. Ringrazio però e saluto con particolare orgoglio il Comando dell'Unità Forestali Ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e il loro comandante, il generale Manzo. Io mi sento a casa con voi e spero che voi vi sentiate a casa con me. Credo che siate il braccio operativo che tutela la biodiversità, tra le altre cose. Ringrazio il Presidente Amato per gli spunti di riflessione che il suo intervento, direi illuminato come sempre, ci pone. Credo che in questo Paese la conservazione abbia consentito di avere un patrimonio storico, culturale e ambientale che è superiore alla somma dei patrimoni storici e culturali di tutto il resto del mondo. Questo è un valore assoluto per il nostro Paese. Dobbiamo fare attenzione che la conservazione non sfoci nell'abbandono ed è questo l'equilibrio che va trovato, perché la gestione dell'ambiente è il modo migliore che abbiamo per conservarlo, è il modo migliore che abbiamo per ottenere quell'equilibrio. Io faccio sempre un esempio banalissimo di casa mia, la costiera triestina, che sta smottando verso il mare perché è abbandonata per la complessità, la difficoltà delle coltivazioni a vite, che con i muri a secco, in pietra, le difficoltà logistiche. L'incapacità di gestire quel territorio, perché il ritorno economico non c'è, comporta l'abbandono e quindi un problema ambientale ben maggiore del consentire l'utilizzo di quel territorio e la sua gestione. Questo è l'equilibrio che dobbiamo trovare, cercando di non fare degli errori. L'errore può essere il bloccare la pala eolica, il bloccare l'impianto fotovoltaico sui capannoni delle nostre aziende, e consentire però quella che è una finta indipendenza energetica dall'aumento della produzione limitata dalla natura di prodotti derivati da fonti non rinnovabili, quali sono le fonti fossili. Il nostro Paese, è bene ricordarlo, che ha in potenza 150 miliardi di metri cubi di gas estraibile. In potenza perché, come noto, i giacimenti ad un certo livello diventano economicamente insostenibili la loro estrazione. Se anche cominciassimo a estrarre tutto quello che abbiamo, saremmo indipendenti per poco più di un anno e mezzo. Credo che quella non sia la strada. La strada giusta è quella invece di favorire uno sviluppo sostenibile delle produzioni energetiche da fonti rinnovabili. L'attuale azione del MIPAF risulta, a mio avviso, in piena sintonia con i principi enunciati dalla Convenzione a tutela della biodiversità e alle strategie europee e internazionali volte a rafforzare l'impronta ambientalista. Purtroppo in questa fase del 2022 abbiamo visto come la crisi internazionale legata al conflitto in Ucraina, con l'assurda invasione della Federazione Russa in Ucraina, abbia messo al centro il tema della sicurezza alimentare, della necessità di implementare le produzioni. Questo fa seguito a 2 anni di pandemia che ha certamente inciso fortemente sulla capacità delle aziende di tutti i settori produttivi di marginalizzare, di fare reddito, e ci pone anche il tema della riflessione, e la riflessione sul come l'aumento della capacità produttiva di alcune produzioni necessaria per garantire al pianeta un accesso al cibo sicuro, porti al rischio di retrocedere dagli obiettivi di sostenibilità, dagli obiettivi che l'Europa, e non solo l'Europa, ha e aveva
in ordine alla riduzione dell'impatto delle produzioni agroalimentari e agricole in particolare sull'ambiente, sulla diminuzione dell'utilizzo degli input ambientali. Io credo che sia un errore retrocedere da quegli obiettivi. Abbiamo la capacità e la forza di produrre mantenendo sempre alta l'attenzione sulla sostenibilità che deve essere ambientale, sociale ed economica. In questo senso credo che il dialogo istituzionale che rappresenta uno degli elementi centrali di questa mattina, di questi due giorni di confronti, sia il modo migliore per individuare le risposte giuste ai problemi concreti che la tutela della biodiversità pone agli occhi dei produttori. L'obiettivo è favorire un approccio integrato e multilivello, in grado di fornire risposte adeguate sotto il profilo della migliore gestione delle risorse a livello centrale e periferico. Lo citava il ministro Guerini, che ringrazio e saluto. All'interno del CITES vi è un gruppo di lavoro sulla biodiversità e tutela degli ecosistemi, al quale partecipa il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, assieme al Ministero della Transizione Ecologica, per garantire una corretta attuazione del piano di transizione ecologica. La difesa del patrimonio di biodiversità e dei beni ambientali di cui l'Italia dispone costituisce del resto un forte antidoto per lo sviluppo armonico dei territori, la fertilità dei suoli, la salubrità dell'aria e l'uso razionale dell'acqua, e più in generale per lo sviluppo della produttività all'interno del sistema agricolo nazionale e della sicurezza del comparto alimentare italiano sotto il profilo qualitativo e salutistico. In questo contesto un ruolo di primo piano è rivestito senza dubbio dalle produzioni di eccellenza del nostro Paese, alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche. Un legame indissolubile tra prodotto, terra, cultura, tradizioni. Un contrasto forte all'omologazione che porta alla distruzione della biodiversità. La tutela delle DOP e dei IGP italiani passa attraverso l'azione concreta dell'Arma dei Carabinieri a contrasto con tutte quelle pratiche che portano alla contraffazione, che portano a un mancato rispetto delle normative italiane ed europee, e in stretta collaborazione con il nostro Dipartimento di CQRF cerchiamo di collaborare con le aziende sane, favorendone il rispetto delle norme, ma al contempo colpiamo quelle aziende che cercano invece quei pertugi di illegalità che portano a loro vantaggi a discapito della qualità delle produzioni agroalimentari italiane. Un periodo di grande riforme questo per l'agricoltura, la nuova politica agricola comune, il piano strategico nazionale. Il nostro obiettivo principale è quello di garantire questo percorso di transizione a tutela dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, della biodiversità, favorendo pratiche agronomiche e agricole compatibili con questo obiettivo. 10 miliardi sono destinati tra il primo e il secondo pilastro all'architettura verde della nuova PAC, dagli ecoschemi del primo pilastro alle diversi interventi agro-climatico-ambientali del secondo pilastro, la politica sulle foreste, interventi di politica economica e di sostegno che vanno nella direzione della tutela dell'ambiente e della capacità produttiva delle nostre aziende. Un focus specifico sul tema del biologico, 2,5 miliardi con i trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro per mantenere da un lato le produzioni biologiche fiore all'occhiello delle produzioni del nostro Paese e aumentare però le produzioni in quelle zone dove ancora i livelli di produzione biologica non soddisfano i nostri obiettivi. Vogliamo arrivare al 25% della superficie di biologico entro il 2027, crediamo di poter fare ancora meglio di così, ma dobbiamo trovare tutte quelle politiche di immissione dei prodotti bio sul mercato che consentano a quelle produzioni di sostenere i maggiori costi e quindi creare valore dalle produzioni di biologico. Il tema della formazione, dell'educazione alimentare. Ci rivolgiamo ai bambini per guardare i genitori. Molto spesso l'educazione alimentare si fa educando i genitori, non i figli, che hanno ben chiaro cosa fa bene e cosa fa male.
Io sono molto orgoglioso dei progetti che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali porta avanti da parecchi anni, penso ai progetti latte nelle scuole, frutta e verdura nelle scuole. Sono altresì consapevole che quei progetti devono essere fortemente rivisti perché, e mi assumo la totale responsabilità di questo, non si può arrivare a maggio a iniziare a distribuire nelle scuole i prodotti di quel programma. Me ne assumo la responsabilità e mi assumo l'impegno per il prossimo anno di attivare quei progetti per tempo. Oggi abbiamo grande difficoltà a chiudere gli accordi sulle misure di accompagnamento che sono fondamentali, educazione, formazione per gli insegnanti, materiale divulgativo, non soltanto i prodotti. Io ricordo, ho tre figli che per anni nel mese di maggio portavano a casa un sacco di frutta. Io credo che debbano portarla a casa ogni giorno di tutti i mesi dell'anno, anche perché le nostre produzioni sono 365 giorni all'anno, abbiamo una grandissima capacità di produrre frutta e verdura in qualsiasi periodo dell'anno. Ai ragazzi va consegnato, spiegato il valore dell'alimentazione ogni giorno a scuola, l'educazione civica e anche educazione alimentare. Concludo augurando a tutti un lavoro efficace, efficiente, perché sulla qualità dei lavori di questi giorni non ho alcun dubbio, con alcune riflessioni sull'intervento del segretario generale in ordine ai rischi che l'agricoltura ha in questo periodo. Credo che il primo rischio sia l'omologazione che porta alla distruzione della biodiversità. Il primo rischio è parlare di salute come di un percorso verso una dieta universale. Il grande rischio, non complottistico ma reale, è che il cibo sia sostituito dalla pillola e da un prodotto di laboratorio. È un rischio che dobbiamo scongiurare facendo sistema, è un rischio che dobbiamo scongiurare facendo formazione e informazione, e soprattutto un rischio che dobbiamo scongiurare facendo capire a tutto che si può produrre cibo di qualità, distintivo, eccellente, tutelando contemporaneamente l'ambiente, la biodiversità, la natura e il mondo in cui viviamo. Questa consapevolezza ci porta a dare strumenti ai produttori, ma ci deve portare soprattutto a un grande dibattito, perché io credo che il cibo abbia un legame strettissimo con la democrazia, la riduzione nelle capacità di produzione di cibo è una restrizione del campo democratico su cui non possiamo assolutamente essere reticenti. Grazie. Grazie. Grazie Ministro. La dicotomia, il binomio fra cibo e democrazia è sicuramente un punto da approfondire.